Ciao a tutti ragazzi, sono Karen e oggi... No, cazzo, non sono Karen, sono Brian, sì, esattamente. E oggi parleremo del Dream Collection, nel... Aspetta, devo dire la data? Cioè, è importante dire la data, in che data stiamo? Sì, perché così si allunga il tempo e monetarizzo di più. Ok, allora, siamo in data 16 martedì marzo 2021, esattamente sono le 17.55, 38, no, 39, no, 40, 41 secondi, vabbè, insomma, il tempo passa. E quello che c'è da dire su questo Dream Collection è che un Dream Collection... è un Dream Collection, cioè ve l'aspettavate? No, neanche io, cioè se devo essere onesto non mi aspettavo, assolutissimamente. Ora, parlando delle cose importanti, cioè del perché siete qua perché volete una recensione, no? Perché volete un'idea di una persona che sia leggermente pro, ma non troppo pro, o almeno che sia stata pro, abbia raggiunto qualcosa qualche volta o qualcosa del genere, vabbè, insomma, non valgo più niente. Però facciamo finta che valgo ancora qualcosa, cioè facciamo finta, non diciamo per che sia vero, facciamo finta che valgo ancora qualcosa, quindi la mia opinione sia importante, no? Abbia un senso. Quindi facciamo così, analizziamo un attimo i quattro retap, quindi quattro retap tutti e quattro buoni, cioè non è che tu puoi dire vabbè sono eccesso della Pennsylvania, no, tutti e quattro buoni, assolutamente tutti e quattro buoni. Però se dobbiamo analizzare nel contesto, cioè dobbiamo analizzare bene, non analizzare sciacquarella per sciacquarelline, se analizziamo bene possiamo partire così, possiamo partire che da lui, però analizzarli così troppo bene poi sembra troppo barde, quindi facciamo una cosa più liscia, più soft, più sbingara, ok? Cristiano è paragonabile a quella cugina quando avevate 16 anni che vi dava quelle vibes di dire ci sto ma non ci sto. Poi però, come un pochino il bonus di Cristiano, sono Golden 23, quindi una volta passati 23 anni avete capito che era una stronzata, cioè nel caso in cui avreste fatto qualcosa con vostra cugina ve ne sareste pentiti, quindi è una cosa che si può fare solo nei primi 23 anni d'età, come il bonus che del Golden 23, quindi assolutamente un bonus... Solo per chi ha meno di 23 anni è una carta che nel lungo non vale la pena, buona solo se sei un account piccolo, quindi un account frescino che manca di tutto. Nel caso in cui sia un account avanzato, quindi oltre 23 anni di età, qua sto paragone proprio spacca, nel caso sia un account avanzato, Cristiano non vale la pena, cioè è quello nel banner che è il peggiore in assoluto. Kevin Smith è quelle, una di quelle due gemelle che stavano alle medie, alle superiori con voi, che erano carine ma non troppo, cioè si confonde in maniera semplice, si confonde in... Troppo complicata come cosa, come ogni gemella è particolare, ha dei bond che devi, non lo so, devi mettere tutto l'oroscopo insieme, devi pregare la Madonna che tutti i segni zodiacali vadano d'accordo tra di loro, e è una di quelle cose che tu dici voglio essere fidanzato con una gemella una volta nella vita, per non dire voglio, però ok, dici ok, per una volta ho avuto una relazione con una gemella, quindi è una carta che sì, se la prendi ok, dici sono stato con una gemella, però non è essenziale, cioè è un'esperienza di vita che puoi passare, non è per forza essenziale come cosa. Gonzales è la fidanzata stabile, mettiamola così, è buono quasi in tutto ma quasi in niente, certo, c'è l'intercetto è un po' gnegne, però è una fidanzata stabile, mettiamola così, una fidanzata che si entra nell'area di rigore, è stabile, ci puoi costruire una famiglia, però come ogni fidanzata dopo un tot di tempo scoccia, quindi è una fidanzata stabile che rompe un po' le palle, cioè rompe un po' i coglioni dopo un tot di tempo, però è una fidanzata stabile, quindi nel banner è quello più stabile, cioè la fidanzata stabile, Gonzales è la fidanzata stabile, è quella là con cui ti puoi sposare e fare dei figli, probabilmente. Quindi Gonzales analizzato, manca Luical, come ve lo posso spiegare? Avete in mente quando
siete sui 20, 22, 23, 24, e incontrate la ragazza che sta in Erasmus, un poco esotica, con cui, diciamo, c'è quel mese di follia. Ok, quel mese di follia. Lui è la ragazza in Erasmus, quindi è quella ragazza che dura un mese, perché dura letteralmente un mese, e in quel mese praticamente è bondata a due persone, perché quando viene la ragazza in Erasmus, mica si piglia solo a te, si piglia a te e un altro. Ecco Lucal, si prende Tsubasa e Rivaul. Senza Tsubasa e Rivaul non vale un cazzo. E ragazzi, questa... Quindi, nella sostanza, è una ragazza in Erasmus attaccata a due ragazzi, non serve letteralmente a un cazzo, tranne che essere una sostituzione. È una carta temporanea. È come una ragazza in Erasmus, una carta temporanea. Per ora serve, ma tra un mese non servirà più. Quindi... tutto dipende dalla vostra relazione sentimentale. Se siete liberi, può essere buono averlo. Se siete occupati, altamente chiusi con il team, non vale la pena prendere una carta che dura il tempo di un Erasmus. Ok, penso di essere stato abbastanza... di aver fatto una spiegazione abbastanza... Mi piace. Voglio chiudere questo video ricordandovi che... dovete shoppare.